Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Tale Ale. Eccoci qui di nuovo con The Crew. Siamo a New York e a Brooklyn. Dobbiamo andare a fare un'altra missione. Allora, siamo adesso con quest'auto un po' da fuoristrada. Però io direi che magari possiamo anche provare a vedere se ce la facciamo. Che dite? Imposta destinazione, kit richiesto tuning. Noi, livello richiesto 11, ce l'abbiamo. Andiamo, andiamo. Ci spostiamo con. Non con il viaggio rapido, primo perché non ci siamo ancora arrivati lì e secondo perché vorrei un attimo testare quest'auto in questa configurazione. Abbastanza tamarra. Poi è una gara qui a New York, quindi dubito in realtà che ci sia del fuoristrada, ma occhio. Ok, diciamo che con le derapate ci può anche stare. Attenzione, buon uomo, mi scusi. Occhio. Magari avrà un po' meno tenuta di strada, però vabbè. Vediamo, vediamo, noi ci proviamo. Mettiamo tutto, attenzione. Scusate, permesso. Mettiamo di. Oh, andiamo sul mitico ponte di Brooklyn. Attenzione. No, devo prendere questo. Occhio. Occhio. Sì, ma proprio. Eccola. Ah, poi ci allarga un pochino le porte quando le prendiamo le stringe. Bastardo. Attenzione, il bronzo almeno preso. Vabbè, ma c'era l'auto, ma mi scusi. Sì, mi ridia un attimo dove devo andare. Livello 12, non possiamo montarlo, non fa niente, va bene. Invia al quartier generale, però mi dica dove stavo andando io. Ok, continuo. Siamo andati lunghi. Sì. Riprendiamo. Ah, dovevamo girare alla prima a destra dopo il ponte di Brooklyn. Noi siamo andati dritti invece di girare. Vabbè, giustamente stiamo facendo le porte. Scusi, taxi in pieno abbiamo preso. Va bene. Oh, dai. Com'è per queste strade di New York? Molto fine, molto fine. Attenzione, non ci distraiamo guardando la cittadina. Occhio. Attenzione, siamo a Little Italy. Grande. Cos'è? Proprio ci insinuiamo ovunque, eh? Sempre i soliti, sempre i soliti. Siamo arrivati. Ok, a livello di velocità un po' cagare, però. Posso partecipare? Singolo, avvia, avvia. Vabbè, vediamo se ce la facciamo con questa configurazione. Nel caso rimettiamo quell'altra, poi. Abbiamo Harry! il tatuaggio, eh. Voglio quella Mustang, Ehi! magari con un altro Non colore. c'è nessuno? Occhio. Vuoi prenderne un po'? Fatti sotto! Harry, sono io. Salve. Alex. Oh, merda! Alex! È che così si accolgono le Pensavo persone. fosse qualcuno a cui devo soldi. E chi sarebbe? Sono veramente tanti. Speravo si sarebbero fatti fuori tra di loro. Ah, ragazzi, un tempo questo voleva dire molto. Però, di questi tempi. Ce l'ho pure io, quindi mi sa che. Oh no! Diavolo! Non anche tu! Merda! Avevo promesso a No, non Dayton. è come sempre. Sei fuori da 5 minuti e hai già un piede nella Harry, stessa fossa di chiudi tuo quella fratello! boccaccia e ascolta! Voglio quello che ha ucciso Dayton. Mi serve il tuo aiuto. Sarà rischioso e poco pulito. Quello che ti offro è vendetta. Niente di più, niente di meno. Ma mi sembra giusto, eh. Un'offerta valida e giusta. Per Dayton. Vedi, quando si parla di vendetta, tutti ben disposti, con cattiveria. Ho trovato un posticino da usare come base e dovrebbe andare per gestire tutto senza che nessuno si accorga di niente. Vabbè. Raggiungi il tuo nuovo quartier generale qui a New York, va bene. Ci ha rimesso E l'auto quanto come sei prima, ci può indebitato? anche stare. Ah, non molto. Che significa non molto? Tu non ti preoccupare. Ecco, ora lo so. Com'è cominciata? Sinceramente, un favore a Dayton. Dici davvero? Già,
Voleva mettere su un'attività legale. Un garage dove lavorare una volta mollati i 510. Peccato sia morto. Peccato sia morto. Ok, attenzione, siamo sulle East River. Attenzione, destreggiamoci nel traffico. Un minuto rimasto, lo so, ma anche voi mi mettete occhio. Attenzione al pulmino della scuola. Scusate, bimbi, scusate. Abbiate fede. Qualcuno vi verrà a recuperare. Perché non sei venuto a trovarmi? Volevo tenerti al sicuro. Finché i 510 non sapevano dove fossi, non ti avrebbero cercato. Ma sapevano che eri vicino a Dayton. Non ti ha causato problemi? Non puoi immaginare, ma ce l'ho fatta, sono un duro. Ok, 30 secondi, dobbiamo fare un chilometro. E che cos'è? Ma scusi, anche nel traffico, dai, vacca troia. Mi butta nel traffico di New York. Non posso fare un chilometro in 30 secondi. Buon uomo. Soprattutto perché sto destra-sinistra un po' abusivo mi fa schiantare come se non ci fosse un domani. Dai che ce la facciamo, 10 secondi rimasti. Siamo arrivati? Non girate a destra, per favore. Ok. Se no mi ci riportavano loro a casa, certamente. Dovrebbe andare bene. Perfetto. E adesso abbiamo anche un nostro quartier generale qui a New York. E poi vedremo anche come funziona il coso delle aquile. Là ci hanno dato 100.000 crediti, quindi investiremo bene con qualche auto, qualche pezzo. Più auto in realtà, sì. Presente, prestaccio, ok, siamo portati. Ora ti spiego come girano le cose qui. Mi dica. Nell'East Coast contano solo auto e soldi. Dall'Europa arrivano auto di lusso, mentre soldi e merci ripartono. Tutta l'area è gestita da un tale di nome Eric Zhu. Eric è cresciuto con Shiv. Sono amici da quando Shiv aveva 13 anni. Si sono sempre coperti a vicenda. E il problema è che Eric è schizzato. A volte molto schizzato. Ultimamente sono spariti alcuni carichi. Tutto sembra indicare che ci sia una talpa. Sanno tutti che è Eric, ma visto che è tanto amico di Shiv, nessuno si azzarda ad accusarlo senza prove. Ma ai capi dei 510 interessano solo i soldi. Perciò, se Eric non tira fuori alla svelta i soldi mancanti, scoppierà una guerra interna. E sappiamo tutti che le guerre restano interne per poco. Di norma ci vanno sempre di mezzo persone innocenti. Vuoi salire di grado? Aiuta Eric a guadagnare i soldi mancanti, più in fretta che puoi. Ok, va bene. Fatto un sunto della situation. Ok, allora, officina. Cosa c'è di nuovo qui nell'officina? Se prestazioni. Cosa abbiamo di nuovo? Il cambio. Livello 10. Ah, il livello 9 ci ha sbloccato. Che ci... No, allora facciamo così. Montiamo e rimettiamo l'altro. Così ci toglie il punto esclamativo. E nient'altro. Okay. Riparazioni anche no. Ah, tra l'altro, momento. Prestazioni. Aspetto, ok, va bene. Officina. Collezione. Presumo sia qui in collezione che possiamo modificare. Scegli. E dagliela. Momento, momento. Collezione. Ah, così, ok, ce la mette in versione tamarra da... Comunque possiamo comprarle anche da qui le auto, a quanto pare. Extreme ci vuole un livello 20, questo livello 30, da pista livello 40, vabbè, siamo ancora un po' lontanucci. Queste, tra l'altro, come vedete, con i crediti di gioco costano ad esempio 22.000, con i crediti della crew 4.900, quindi cioè, addirittura potremmo anche comprare la vecchia Mustang, però vorrei prima vedere magari qualche altra auto, perché magari spenderli così e poi
ritrovarci con un'auto non estremamente prestante, anche la scala in GTR, eh. Sarebbe una cattiva auto. Sì, per ora un po' pochine, va bene. Direi anche di uscire dal quartier generale. Collezione, abilità. Abbiamo guadagnato qualche punto abilità, signore, mi dica lei, non lo so. Sì, abbiamo un punto abilità, adesso in più abbiamo Henry. Che cosa fa? Un punto. Sblocca l'app meccanico itinerante per riparare comunque l'auto per 200% dei costi. Sti cazzi. Poi abbassa 180%, ok, no, anche no. Un punto, svela tutto entro 550 metri dal giocatore. Oppure 2% di esperienza e soldi in più nelle prove. Anche questo non sarebbe male. Costo dei pezzi off-road ridotto del 3%. Famo questo delle esperienze e dei soldi, eh. Ok, perfetto. Punti abilità dati. Uno ce n'avevamo, non è che... Progressi, ok. Auto segreta qui a New York ancora non abbiamo trovato. Ok, usciamo dal quartier generale. Andiamo a vedere se ci riusciamo a fare qualche... almeno un'altra garetta, dai. Magari non farò video lunghissimi per The Crew, ragazzi, perché... Che bello essere di nuovo in squadra. Ho deluso te e Dayton e farò tutto il possibile per aiutarti a beccare Shiv. Facciamo un po' di gare così. Mantenere i video abbastanza brevi, comunque. Ah, Eric Tzu. Devo proprio tenermelo buono quel pazzoide, eh? È la nostra pista, quindi sì. Le coordinate sono sulla mappa, Alex. Vedi di non farlo aspettare. Siamo al parco giochi. Sì, le coordinate sono sulla mappa, signorina, però credo di non avere il livello necessario, perché se non sbaglio è quello da questo qui. Sì, livello 12 che noi non abbiamo. Quindi, cosa possiamo fare? Possiamo andare direttamente qui nel Queens a cercare l'antenna, così ci sblocca le poste destinazioni. No, famo viaggio rapido allora. Primo destino, sì, viaggio rapido. Così andiamo a cercare l'antenna radio, ci sblocca le varie garette qui nei dintorni. Però ste cazzo di antenne, maledizione. Non potrebbe metterle in modo un po' più visibile, perché non è propriamente facile trovarle. Quindi... oh, scusi signorina, mi scusi. L'ho investita ma non era voluta la cosa. È lei che si è messa, scusi, accucciata in mezzo alla strada. Che può pretendere che nessuno la investa con cattiveria. Siamo ancora nella zona, sì. Aspetta. Quella non mi sembra un'antenna in realtà. Però c'è una garetta da fare. Anche qui. Allora, aspetta, facciamo questo slalom, dai, così aumentiamo un po' di livello, magari. Se riusciamo. Attenzione, ci proviamo. Vai. Occhio che lo slalom mi sta estremamente sul culo, perché come ben sapete, come ben c'è credo. Gente online. Chiedi se vogliono fare squadra. La guidabilità è qualcosa di cazzo imbarazzante. Vabbè. No, qua devo puntare solo ad arrivare. Tutto il resto non mi interessa, perché è veramente improponibile. Quella è la medaglia d'oro. Ma... arrivederci, buon uomo. Io punto al bronzo. Ecco, va bene, va bene. Sti cazzi, ma che stai fuori? Basta che facciamo un po' di punti, perché... livello 11 ce l'abbiamo, solo che ci... via il quartier generale, va. Ok, ok, ci piace. Continua. Siamo usciti dalla zona dell'antenna. Vabbè, intanto, come detto, ci facciamo dei giri un po' così, in modo tale che se troviamo delle missioncine così le facciamo ugualmente. Perché poi, alla fine, l'antenna ci serve per mostrarcele sulla mappa. Se noi già le riusciamo a trovare così, qualcuna ce la facciamo. Se poi riusciamo a trovare anche fottutissima antenna, insomma, la dovrò cercare io poi. Attenzione. Qui no, eh. No, questi sono i tralicci. Occhio, mi scusi, buon uomo. Aspetti che mi insinuo qui nei vicoletti. Ma sì, ce la giriamo anche così in New York. Occhio. Facciamoci questo qua. Ma dove devo entrare? Nei giardinetti? Vabbè. Non ho detto loro, scusate, buon uomo, ma... devo fare sta cosa. Prova fuga.
Allontanati più. Raggio d'azione. Non ho capito. Ah, più che posso dal raggio d'azione. Ma non vedo un cazzo. Merda. Vabbè, quello ormai se n'è andato. Ma mi scusi. Non l'avevo mica capita. Aspetta. Damose. Lontanati dal raggio. Occhio. Albero. Muro. Li mortacci tua, va. Arrivamola, dai. No, questa la devo fare assolutamente. Non c'è. Senza se e senza ma. Cazzo. Ma che, oh mio Dio, ma vaffanculo. Niente, quello comunque ci ha sverniciato come se non ci fosse un domani. Vaffanculo. Albero. Vabbè, almeno il bronzo c'è. Argento. Aia. Vabbè, sti cazzi. Vabbè, argento comunque è meglio di niente, meglio di niente. Ah, livello 16. L'immortacci tua. Quando lo metto questo? Tra un anno? Vabbè, mandamelo al quartier generale, va. Ci darò un'occhiata quando ci arriverò. Dove siamo al momento? Siamo comunque in zona antenna. Non propriamente in realtà. Ma vabbè, andiamo un pochino dritti, giusto per dare un'occhiata veloce, ragazzi. Poi ci salutiamo, magari la cercherò un po' io, se riesco ad arrivare a livello. Sì, avrei preferito, se l'ho messo magari qualcosa per cercarle in modo più immediato, non so, un radar, perché così non è proprio easy trovare un'antenna. Poi siamo a New York, non si capisce una sega qua. Un attimo confusionaria la situazione. No, un po' dietro. Antenna, non c'è antenna. Magari sta da st'altro lato. Andiamoci a affacciare qui allora. Deve essere Lazzo. Possiamo dare un'occhiata? Anche no, dico. Non si può. Va bene, ragazzi, a questo punto direi che ci possiamo salutare qui. Proseguiremo magari con il prossimo video facendo qualche missioncina per poter aumentare il livello, in modo tale che poi possiamo andare dal signor Su per proseguire la nostra carriera qui e la nostra scalata ai 5-10. Mi raccomando, come sempre, commentate, fatemi sapere la vostra. E noi ci vediamo con il prossimo appuntamento con The Crew e seguitemi anche sul secondo canale, sulla pagina Facebook, eccetera, eccetera. Un saluto a tutti da Quartaleale. Ammazza che trambata!